in questo giorno 2 della nostra challenge per sviluppare la creatività per i vostri reel. Se vi siete persi la prima giornata di esercizio potete trovarla cliccando qui sopra. Se invece lo avete già visto e lo avete già svolto, andiamo subito all'esercizio. Questo secondo esercizio si chiama sinettica ed è una tecnica elaborata da Gordon nel 1961. Questa tecnica si basa su una premessa: rendere familiare ciò che è estraneo e rendere insolito ciò che è familiare. Oggi utilizzeremo questa tecnica adattandola però allo sviluppo dei reel. Se siete pronti, andiamo subito. Per procedere, che cosa vi serve? Naturalmente il vostro smartphone, un foglio bianco, una penna ed iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere i prossimi video della challenge. Andiamo avanti con il passo 1. Iniziamo con ciò che è familiare. Vai nel tuo profilo Instagram e scegli un contenuto che tu stesso hai creato. Questo contenuto deve essere però o un post semplice o un carosello, non deve essere un reel. Se possibile scegli un contenuto un pochino vecchiotto, quindi un mese, due mesi fa, in modo tale da non doverti ripetere all'interno della tua comunità. Se invece non sei su Instagram da così tanto tempo, non ti preoccupare, puoi scegliere anche un contenuto più recente. Sul tuo foglio bianco dovrai segnare, rispetto a questo contenuto che hai scelto, la tematica trattata, i punti salienti del contenuto e la call to action. Io prendo a riferimento questo mio post. La tematica trattata quindi è come superare la paura di apparire in video. I punti salienti sono le parti che ho costruito all'interno del carosello, quindi i vari abituati a guardarti, abituati ad ascoltare la tua voce, abituati a farti vedere ed ascoltare, che sono semplicemente passaggi che io ho sviluppato all'interno di questo carosello. La call to action invece è salva questo post, semplicissima. Se non trovi questi tre punti all'interno del tuo carosello, ho una brutta notizia per te, probabilmente il contenuto è stato costruito male. Prova comunque a ricostruire questo contenuto seguendo questo schema come abbiamo appena visto. Andiamo al passo numero 2. Adesso devi andare nella home generale dei reel, non dei tuoi reel, nella home dei reel dove ci sono i reel di tutti quanti, e prendi in considerazione il primo reel che ti capita che abbia un numero di like sopra i 1000 in maniera totalmente casuale, solo il primo che ti capita con questa caratteristica. A me per fare questo esercizio è capitato questo reel qui. E se mi segui su Instagram saprai anche che l'ho già ricreato. Che cosa devo andare a fare una volta che ho trovato il reel con le caratteristiche predefinite? Innanzitutto, come sempre, mi salvo l'audio e vado a salvarmi anche il reel stesso in modo tale da ritrovarlo all'interno dei contenuti salvati quando dovrò andare a ricrearlo, e segno sul foglio di carta il titolo dell'audio in modo tale appunto da ritrovarlo anche tra gli audio salvati. Passo numero 3. Adesso dobbiamo osservare la composizione del reel. Prendo il mio foglio di carta e ci scrivo questi dati: lo scopo del mio contenuto e il gancio del mio contenuto. Poi prendo lo scopo del contenuto che ho preso in considerazione e il gancio del contenuto che ho preso in considerazione. Nel mio caso lo scopo del mio contenuto è formazione, quindi è un contenuto di formazione, e il gancio del contenuto è come superare la paura di apparire in video. Nel caso del reel che ho preso invece in considerazione, lo scopo del contenuto è semplice intrattenimento, mentre il gancio del contenuto è quando mio marito mi becca a fare reel. Adesso passiamo al passo 4, che è un pochino più complesso. Dobbiamo ricreare il reel che abbiamo trovato casualmente, quindi scelto dal destino, e inserirci all'interno la stessa tematica che avevamo trattato nel nostro post semplice o carosello. Non importa se inizialmente ti sembra impossibile, questo è un esercizio in cui ci vuole un pochino di tigna. Devi riuscire a trovare il modo di inserire quella tematica all'interno di quel reel. Nel mio caso, per esempio, ho dovuto inserire, infilare a forza un contenuto di formazione anche molto lungo all'interno di un reel molto breve di intrattenimento. La prima cosa che dovrò fare è quindi trasformare il mio contenuto di formazione in un contenuto di intrattenimento. Guardando i due contenuti potrei dire che sono stata anche abbastanza fortunata, perché in realtà il reel che prendo in considerazione parla comunque di una paura, di qualcosa di
spaventoso all'improvviso. E il mio carosello parla di una paura, la paura di apparire in video. Quindi posso pensare a qualcosa che appare all'improvviso legata appunto alla paura del video che possa spaventarmi all'interno del reel, proprio come accade nel reel di questo creator che ho preso casualmente. Quali sono i passaggi per arrivare ad una conclusione? Osserviamo innanzitutto la scena nella sua composizione. Nella scena c'è questa persona felice che entra in una stanza e poi all'improvviso si spaventa. Poi mi chiedo chi potrebbe essere quella persona all'interno del mio reel, la persona che si spaventa intendo. Potrebbe essere semplicemente una persona della mia nicchia, appunto, che ha tante idee per la testa ma che non riesce a metterle in pratica o ha paura di metterle in pratica. E che cosa potrebbe spaventarla all'improvviso? Naturalmente la consapevolezza di dover creare video per poi poter aumentare la propria visibilità. Una volta che mi sono fatta un po' di domande su tutti gli elementi e tutti i dettagli del reel che ho preso a riferimento, potrò andare a ricostruire il mio reel. Per esempio, nel mio caso, il mio carosello su come superare la paura di apparire in video è diventato un reel di intrattenimento con un gancio che era quando hai un'idea per un reel e adesso ti rendi conto che devi registrarlo. E all'interno della scena sono stata spaventata proprio dall'arrivo della mia fotocamera, che rappresenta un po' il video in generale. Vi faccio vedere il video. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo esercizio numero 2. Se avete dubbi o domande, scrivetele qui sotto nei commenti. Naturalmente, se vi è piaciuto questo esercizio, non dimenticate di mettere un like di incoraggiamento, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche, così non perderete i prossimi video. Seguitemi anche su Instagram, dove pubblico degli aggiornamenti, e mi raccomando, non dimenticate di taggarmi sui vostri lavori e di farmi vedere un po' come sta andando con la vostra challenge. E noi ci vediamo al prossimo video.